Immancabile week del sabato mattina, ragazzi, come state? Spero tutto bene. Oggi abbiamo un sacco di cose da dire, quindi vado senza grossi preamboli, mandandovi semplicemente un abbraccio, sperando che questo weekend possa riservarvi tutto ciò che desiderate. Detto questo, allora, comincio con una cosa importante. La settimana in arrivo, ditemi voi eventualmente quando. Vorrei pubblicare finalmente il best of del DLC di Elden Ring. Ce l'ho pronto da una settimana abbondante, come vi dicevo, stavo aspettando di pubblicarlo perché tanti magari staranno ancora giocando, però ecco, sarà una compilation del meglio di quello che è accaduto. Credo di pubblicarlo in settimana, ecco. Salvo vostre diverse indicazioni, la mia intenzione sarebbe quella, poi eventualmente fatemi sapere. Detto questo, oggi, salvo compilation, dovrebbe arrivare le prime impressioni di Flintlock. Ci sarà da parlare. Ci sarà da parlare. Per fortuna o purtroppo ci sarà da parlare un po'. E a breve ci sarà da parlare anche di Kunitsugami, Path of the Goddess, il gioco di Capcom che abbiamo visto in demo qualche giorno fa. Vi proporrò per entrambi due prime impressioni per adesso. E questo mi porta a un discorso importante: la rielaborazione del concetto di sapevatelo e prime impressioni. Allora, il sapevatelo all'epoca, quando ancora avevo rapporti con l'industria e quindi avevo la possibilità di accedere preventivamente a certi prodotti, aveva una sua identità, cioè era il contenuto con cui io vi introducevo certi prodotti prima che voi ci metteste sopra le mani. L'idea di proporvi un sapevatelo oggi, che io non ho rapporti con l'industria come vi ho spesso raccontato, ma che per accedere a un gioco devo aspettare che esca, lo compro e poi inizio a giocarci, diventa complicato proporre il sapevatelo così come lo proponevo un tempo. Quindi, cosa succederà? Il sapevatelo cambierà un po' struttura, diventerà un'altra cosa, lo vedrete a breve, con qualcosa di grosso in arrivo. E quello che facevamo col sapevatelo lo faremo con un contenuto chiamato prime impressioni, in modo che sia più chiaro e che i due contenuti abbiano un'identità chiara, siano facilmente leggibili e facciano ciò che poi il titolo in qualche modo vuole lasciarsi, lasciare intendere, lasciar suggerire. Cioè, le prime impressioni saranno le prime impressioni. Il sapevatelo vi preparerà al gioco. Ecco, questo voglio che rimanga lo stesso. Ecco, voglio che i due contenuti abbiano una connotazione chiara e un'utilità chiara. Sapete bene, io sono ossessionato da questo discorso del fare cose che siano utili a chi poi le guarda. Di conseguenza credo che sia il modo migliore, anche perché, ripeto, fare un sapevatelo con prime impressioni dopo 2, 3, 4 giorni dall'uscita di un gioco non ha senso, perché quello che dovreste sapere già lo sapete a quel punto, no? Quindi diciamo che perdeva un po' il senso stesso della parola proposto dopo il lancio dei prodotti, quindi abbiamo pensato di rielaborarlo così. Poi chiaramente, ragazzi, suggerimenti, consigli saranno sempre ben accetti, come avete visto con Indimenticabili, tanto grazie per la settimana scorsa. Con Indimenticabili è una rubrica che è cresciuta e si è stabilizzata attraverso le vostre indicazioni, e l'abbiamo potuta anche bilanciare meglio rispetto a come l'avevamo pensata, per cui ecco. Mi piacerebbe che magari accadesse lo stesso anche con quello che verrà, il nuovo corso del Sapevatelo e le prime impressioni. Questa settimana abbiamo avuto anche il primo impatto con Concord o Concord? Io l'ho chiamato Concord, ma credo si dica Concord in questo caso. Un titolo di cui abbiamo parlato in due occasioni, prima con la beta giocata, poi con una chiacchierata. Il nostro grande problema, sto format che ricorre e che ricorrerà, temo, per lungo tempo. Due contenuti che devo dire mi hanno aperto anche gli occhi su quello che la community pensa del gioco. Io credevo che ci sarebbe stato tanto entusiasmo intorno a questo gioco, in realtà vi ho percepito e ho percepito la scena internazionale molto, molto diffidente nei confronti del gioco. Tant'è che i commenti più popolari nella community sono stati: Falco, tiette i soldi, che è stato bellissimo. No, non c'è spendito, spendi di su altro. Cioè, siamo arrivati a un punto meraviglioso e ripeto, io ho la community più bella di sempre, in cui la community si preoccupa per le mie finanze in maniera sana e effettivamente appassionata. Cioè, nel senso, Falco, non spendi, spendili per qualcosa che ti può piacere di più e che può interessarci di più, no? Cioè, della serie Concord, stiamo bene così, ecco. Quindi valuterò effettivamente se dovesse esserci necessità di bilanciare i fondi, e magari prendendo Concord dovessi rinunciare a qualcosa, lascerò perdere Concord e ci concentreremo su altro. Ecco, questo per cui vi ringrazio, anche quando dico che esprimere un pensiero
a me è utilissimo. Quando lo fate, mi salvate la vita. Questo è un caso che testimonia effettivamente le cose. Poi in settimana abbiamo avuto modo di vedere anche attraverso di IGN First la nuova sequenza di Star Wars Outlaws. Sono rimasto un po' male, posso dire. Che poi è stato un pensiero largamente condiviso da voi. Nel senso, un titolo che più si mostra e più suscita dubbi. Cioè, il downgrade tecnico penso sia stato abbastanza innegabile. Spero che non ci sia un downgrade ludico, perché onestamente quello che abbiamo visto lascia intendere un certo tipo di esperienza. Quello che sembra stia arrivando potrebbe risultare un pochino meno entusiasmante. Spero di no, però ecco, quello ragazzi lo prenderò al 101%. Tra l'altro quello mi sa, perché voi mi siete attenti e mi avete dato una cosa a cui non avevo pensato, mi sa che mi farò una mesata di Ubisoft Play. Perché con quello dovrei avere sia l'accesso anticipato alla Ultimate, sia appunto il gioco intero. Quindi mi sa che io intanto mi farò un mesetto di Ubisoft Play, Ubisoft Plus, mai fatto quello di Ubisoft. E così, eventualmente, quindi sappiate che c'è anche questa possibilità, qualora siate diffidenti quanto è sottoscritto, potete fare un mese di quello e poi vedete se eventualmente merita il soldo, che poi è un po' lo stesso principio di FC25, che vi dico da anni, no? Quando avete l'opportunità di provare un gioco in anticipo, investendo pochi soldi, magari approfittate di quell'occasione, perché ecco, questa settimana abbiamo avuto il reveal di FC25, e sono abbastanza, non dico pessimista, ma non entusiasmato da quello che ho visto. Per cui anche lì credo che... No, vabbè, lì non posso andare di accesso anticipato, perché tanto dobbiamo lavorarci tutto l'anno. Però ecco, chiunque avesse una certa diffidenza, sappia che anche lì, con l'abbonamento a EA Play, si può fare le classiche 10 ore di accesso anticipato in attesa di... E sarà interessante vedere anche quello. È stata una settimana che doveva essere mezza morta, perché siamo a metà luglio, di tutto è successo. Comunque, parlando di FC25, noi ce ne sbattiamo, andiamo avanti col Chievo. Tra l'altro, ragazzi, grazie, perché la serie sta andando molto bene, questa retroserie. Io devo confessare con drammatico dolore che mi sto divertendo un botto col Chievo. Dici, perché con drammatico dolore? Perché è un gioco vecchio di 10 anni, ragazzi. 10 anni. Il fatto che io mi diverta più con un gioco vecchio di 10 anni di quanto mi sia forse divertito negli ultimi 3 anni con giochi nuovi, dovrebbe far riflettere. Non me, ma chi i giochi li fa. Però che gli frega. Ma che gli frega a loro? Va bene così in fondo, no? Quindi, insomma, la porteremo avanti. Ci accompagnerà fino al lancio di FC25. Credo, insomma, finiremo forse a ridosso del lancio del gioco, ma appunto sarà la nostra carriera estiva. Sono contento che l'idea vi sia piaciuta. Tra l'altro è nata sempre da spunti che ho tratto in giro per la community, l'idea di farla in un certo modo, per cui grazie, perché siete sempre enorme fonte di ispirazione. Per il resto volevo chiarire un discorso, una stupidaggine. Il video dei migliori 10 giochi in arrivo. Io, come ben sapete, quando faccio queste top cerco di offrire una visione un po' ampia, senza concentrarmi sui generi che magari piacciono di più a me, ma cercando di fare una fotografia della scena, no? Quindi qualche rinuncia c'è, qualche omissione per forza di cose c'è. Se scegli di fare una top 10, è ovvio che non li puoi mettere tutti. Se li mettessi tutti non sarebbe più una top, sarebbe la lista dei giochi in arrivo. Quindi la gente che mi ha chiesto, ah, non ci hai messo Assassin's Creed Shadows, per esempio. Ragazzi, secondo me non sarà uno dei top giochi in arrivo, purtroppo. Ci ho messo Star Wars Outlaws, che secondo me avrebbe il potenziale per... L'ho fatta prima di vedere il video dell'altro giorno, però... quello sì, però secondo me, quindi, è una top costruita, come tutte le altre, sulla base di quello che io credo accadrà. Quindi, anche per dire, Indiana Jones, non avessi Indiana Jones, io non lo so se esce, manca la data, ragazzi, non sarei parlato in maniera così concreta e approfondita, per cui, essendo un po' diffidente, ho preferito lanciarmi sui giochi non ancora magari annunciati, con data precisa, ma che sono 100% certi di arrivare. Quindi non è che se ometti qualcosa da una top vuol dire che odi quel gioco. Meno dietrologia, ragazzi, su certi contenuti. So che è sempre una minoranza che fa tutta questa dietrologia, però sappiate che non è che ci sono motivi. Uno ha fatto intendere che, ah, perché hai messo al gioco Nintendo? Perché... Che cosa? Comunque, in settimana abbiamo fatto in live la tier list di Assassin's Creed. Quella farà discutere, credo, molto più della top dei giochi in arrivo.
la tier list di Assassin's Creed, che Dio mi aiuti. Però mi sa che domenica vi pubblicherò il famoso ufufu dei migliori villain che avevamo fatto. L'avevamo fatto tipo un mese e mezzo fa, mai pubblicato, perché magari pubblico quello e poi settimana la tier list di Assassin's Creed. Sto cercando di. Io ho ancora una marea di contenuti che ho fatto e che non ho avuto modo di pubblicare. Chiedo scudo, come diceva Luca Giurato. Ma le cose sono tante e onestamente di bombardarvi con più di 2 video al giorno mi sembrerebbe inutile in questo momento, anche perché non ci avreste neanche il tempo né la voglia con questo bel tempo che c'è fuori di stare a casa a guardare i video. Per cui ci manteniamo su questa media e poi tanto ci sarà tempo. Spero che poi arrivino giorni un po' più vuoti, un po' più liberi, in cui no? Ci sia anche modo di tirar fuori qualcosa dal nostro archivio, no? Per poter proporre cose. Io per dire, ve ne dico una, visto che siamo qua, ci avrei da pubblicare, a parte due capolavori presi su Switch, ragazzi, che devo pubblicarvi prima o poi, ma avrei anche Heading Out, il roguelike automobilistico che ho registrato, che ho comprato e registrato un mese fa. Su vostra indicazione, peraltro, anche quella, mai pubblicato. Forse settimana riesco. Vabbè, comunque, ragazzi, questo è quanto. Io vi ringrazio, come sempre, di tutto, il supporto, la presenza, la costanza, la passione con cui seguite tutto quello che facciamo. Vi auguro una bella settimana. E noi ci aggiorniamo settimana prossima. Abbiamo. Dunque, il Falco risponde. Grazie, c'è stato ieri, sì, per voi. E di conseguenza ci sarà fra 2 settimane. Questa settimana in cui entriamo arriverà Indimenticabili. Sto pensando di mettere Indimenticabili in pausa per il mese di agosto, per poi ricaricarci. Vediamo però, ecco, perché vorrei fare delle cosine, ho bisogno di un po' di tempo per metterle a punto. Vediamo, vi faccio sapere settimana prossima. Comunque, ragazzi, un abbraccio, grazie per tutto. Noi ci vediamo sabato prossimo, sempre 10, il prossimo weekly, ma appunto poi le cose per il resto non mancheranno.